Il gelataio Tirelli, Gallucci Editore. Giusto tra le nazioni. Francesco Tirelli amava così tanto il gelato che almeno una volta al giorno trovava una scusa per passare davanti al carretto dei gelati di suo zio, Carlo Tirelli. Lo zio Carlo adorava il nipote. Ogni volta che Francesco andava a trovarlo, gli dava un pizzicotto sulla guancia destra e un bacio sulla guancia sinistra. Poi lo sollevava così in alto che da lassù Francesco poteva vedere tutti i gusti nei cestelli. Poi lo zio lo rimetteva giù e gli domandava: nocciola o limone? Fragola o cannella? Cioccolato o crema? Francesco, con un sorrisetto, rispondeva sempre allo stesso modo: in che ordine non importa. La scena si ripeteva uguale quasi ogni giorno. Una volta mamma Emma disse a Francesco: basta, finirà per crescerti una gelateria nella pancia. Francesco la guardò in silenzio, ci pensò un attimo e poi fece un gran sorriso. Francesco continuò ad amare il gelato anche da ragazzino e persino da adulto. Quando fu grande, si trasferì in un paese lontano, l'Ungheria, e con sé portò la stessa passione per coni e coppette. Ma a Budapest, la capitale, non riusciva a trovare un gelato buono come quello dello zio Carlo. Peccato, pensava tra sé, che non mi sia cresciuta davvero una gelateria nella pancia, come diceva mamma Emma. Se fosse successo, avrei potuto mangiare il gelato in qualsiasi posto al mondo. Pensava al gelato così intensamente che un giorno accadde davvero. Invece che nella pancia, però, la gelateria gli crebbe nella mente. Non riusciva a smettere di pensarci, gli riempiva tutta la testa. Francesco sapeva che se non avesse aperto al più presto una gelateria, quel pensiero non lo avrebbe mai abbandonato. Una gelateria, gli dicevano tutti. Qui non siamo in Italia, questa non è Roma, non è Venezia e neppure Firenze, siamo a Budapest. Puoi aprire un negozio che vende Plasinta, Kerezot o Zerbò, puoi vendere Karkot, Krumpli, Gembots ripieni e Kurtoschkelask. Ma il gelato? Chi comprerà il gelato? Ma Francesco Tirelli non si arrese. Aprì una gelateria proprio al centro di Budapest e vendette gelati e cioccolato a tutti, anche a chi aveva detto che nessuno li avrebbe comprati. Francesco pensava tra sé: le madri hanno sempre ragione. Alla fine mi è cresciuta davvero una gelateria nella pancia e nella testa, proprio come aveva previsto mamma Emma. A Budapest c'erano anche tanti bambini che adoravano il suo gelato. Beh, nulla di sorprendente. Hai mai sentito parlare di un bambino a cui non piaccia il gelato? Uno di questi bambini era Peter. Amava così tanto il gelato che ogni giorno trovava una scusa per passare davanti al negozio di Francesco Tirelli. A volte ordinava un cono, a volte entrava soltanto, a volte dava una sbirciatina da fuori. Francesco lo osservava dall'interno del negozio e gli sorrideva strizzandogli l'occhio sinistro. Ma più di tutto a Peter piaceva sentire Francesco che gli chiedeva: nocciola o limone? Fragola o cannella? Cioccolato o crema? E a Peter, con un sorrisetto, piaceva rispondere: in che ordine non importa. A questa risposta Francesco sorrideva e gli serviva palline di gelato più grandi del solito. Un giorno mamma Lili disse a Peter: basta, finirai per vivere dentro la gelateria. Peter la guardò in silenzio, ci pensò un attimo e poi fece un gran sorriso. Passarono gli anni. Peter non era più un bambino, era diventato un ragazzo. E anche Budapest era cambiata. Le persone non erano più allegre come prima. C'era la guerra e tutti avevano paura. Nessuno aveva voglia di comprare gelati, persino a Peter non andava.
Si limitava a dare un'occhiata alla gelateria ogni volta che ci passava davanti. Un giorno, era inverno, vide Francesco che chiudeva il negozio. «Chissà», gli disse Peter, «forse in estate tutto cambierà e la gente ricomincerà a mangiare il gelato». I due si scambiarono un sorriso triste. Francesco odiava la guerra ed era anche un po' preoccupato. Cosa sarebbe successo all'Ungheria, all'Italia e a tutte le persone che conosceva e amava? Lui comunque aveva meno paura rispetto ad altri, era italiano e gli ungheresi rispettavano gli italiani. Gli italiani e gli ungheresi non combattevano l'uno contro l'altro. La famiglia di Peter invece aveva paura, molta paura. Erano ebrei e in Ungheria, come nella vicina Germania, non li volevano più, sebbene non combattessero e non facessero male a nessuno. Intanto anche Francesco Tirelli pensava tra sé e sé. Il papà e la mamma di Peter, dopo averci pensato su, avevano deciso che era meglio nascondersi. Speravano che prima dell'estate tutto sarebbe cambiato e che la guerra sarebbe finita. Ma dove potevano nascondersi? Chi avrebbe accettato di tenerli al riparo? «Io sono italiano, non devo temere. Qui sono amato. Ma che ne sarà dei miei vicini? Cosa accadrà alla famiglia di Peter e alle famiglie degli altri bambini? Qualcuno deve aiutarli. Bisogna cercare un rifugio, trovargli un nascondiglio. Qualcuno...» «Ci sono!» pensò Francesco. «La mia gelateria! Li aiuterò io! Io sono quel qualcuno!» «È inverno, fa freddo. In inverno non vendo gelati!» Con prudenza, Francesco cercò di parlarne con gli amici. Rispondevano tutti: «Nascondere ebrei, nella gelateria, è molto pericoloso, non è proprio una cosa sensata da fare, e poi loro non sono dei nostri, non sono neanche di qua!» Francesco li guardava, meditava in silenzio e sorrideva amaramente. Ma zitto zitto, senza rivelare niente a nessuno, cominciò a invitare gli ebrei nel suo negozio e trovò anche altri nascondigli. Organizzava piani, si informava, mandava emissari e spediva bigliettini. Anche il papà e la mamma di Peter ricevettero uno di questi bigliettini. C'era scritto un indirizzo. Capirono immediatamente. Quell'indirizzo riportava alla memoria sapori particolari di fragola e cannella, cioccolato e crema. Pian piano gli ebrei si radunarono nel negozio. Arrivò Peter con suo padre e sua madre. Giunse una coppia di vicini che abitava dall'altra parte della strada. Vennero amici della sinagoga. Arrivarono anche una bimba di nome Anna e sua madre. Francesco le riconobbe e si ricordò che prima della guerra andavano sempre in gelateria per comprare il gelato alla fragola. Continuava ad arrivare gente. Francesco si prendeva cura di tutti. Portava loro cibo e acqua e anche i giornali perché sapessero cosa stava succedendo fuori da lì. «Grazie», gli dicevano commossi. «Grazie», dicevano i genitori di Peter. Peter pensava tra sé. «Alla fine sono davvero venuto a vivere nella gelateria, proprio come diceva mamma Lily». «E Francesco?» Francesco li osservava in silenzio e sorrideva. Era così felice di poter dare loro una mano. Per lunghi giorni, Peter, suo padre e sua madre, insieme ad altri ebrei, rimasero nascosti nel retrobottega della gelateria chiusa di Francesco Tirelli. Fuori nevicava, pioveva, la guerra infuriava, ma dentro il negozio erano al sicuro. I giorni passavano, uno dietro l'altro, e all'improvviso arrivò il mese di Kislev. Hanukkah, la festa delle luci, si avvicinava. Ma le persone nascoste nel negozio non erano felici. «È Hanukkah», pensavano, «ma non siamo a casa, non siamo felici nella luce, ma seduti al buio, nascosti». La donna che abitava dall'altra parte della strada disse: «Forse possiamo provare lo stesso. Forse troveremo il modo di accendere le candele». Anna le rivolse uno sguardo pieno di speranza. Un amico della sinagoga ricordò di aver visto da qualche parte una bottiglia con un po' di olio per cucinare. Peter sperava tanto che ci sarebbero riusciti, che qualcuno avrebbe trovato anche la Hanukkah, il candelabro rituale, che qualcuno...
Io sarò quel qualcuno, decise Peter. Io troverò la Anukya. Ma dove? Uscire era pericoloso. Nel negozio c'erano tazze e cucchiaini. Il frigorifero c'erano bottigliette con sciroppi gustosi, ma la Anukya non c'era. Peter non si diede per vinto. Entrò nel negozio e nel magazzino. Cercò, rovistò, tastò, guardò a destra e a manca più volte e alla fine trovò quello che cercava. La Anukya? No, uno stampo. Uno stampo per preparare il cioccolato. Si versava caldo nelle forme e si tirava fuori quando era solidificato. Peter lo guardò e annusò l'aroma delizioso che emanava. Poteva quasi sentirlo sulla punta della lingua. Era passato così tanto tempo dall'ultima volta che aveva mangiato cioccolato, gelato al cioccolato o anche solo qualcosa che fosse semplicemente ricoperto di cioccolato. Ma adesso nello stampo il cioccolato non c'era, c'erano solo forme vuote. Peter cominciò a contarle e per un attimo pensò di sognare. Contò di nuovo, non poteva crederci, lo stampo aveva proprio 8 forme concave. E così quell'anno, una Anukya che sapeva di cioccolato fu accesa dentro una gelateria, nel cuore di una Budapest fredda e buia. E ciascuno pregò nella speranza che con l'estate tutto sarebbe cambiato. Passò l'inverno e in primavera finalmente la guerra finì. Peter, Anna e le loro famiglie, i vicini che abitavano dall'altra parte della strada e gli amici della sinagoga lasciarono la gelateria e piano piano provarono a tornare alla loro vita di tutti i giorni. E Francesco? Francesco riaprì la gelateria e continuò a vendere gelato ai gusti che tanto amava: nocciola e limone, fragola e cannella, cioccolato e crema, in tutti i formati e in che ordine non importa. In ogni caso, Francesco sapeva che aveva compiuto qualcosa di più grande e più dolce di qualsiasi gelato avesse mai fatto in vita sua. Ma com'è andata a finire? Ti chiederai. Peter è cresciuto ed è emigrato in Israele. Ha studiato all'università, dove ha poi insegnato, e non ha mai dimenticato Francesco. Non ha mai dimenticato neppure quanto sia importante aiutare il prossimo. E che altro è successo? Ha sposato Sara, con cui ha avuto figli, nipoti e pronipoti. E chi l'avrebbe mai detto? Anche a loro piace tanto il gelato. Il momento più bello è quando vanno a comprare il gelato a Gerusalemme con nonno Isacco, che da bambino abitava a Budapest e si chiamava Peter.